La fecondazione è il processo attraverso cui vi è l'unione fra il gamete femminile, l'ovocita, e lo spermatozoo. Il tutto ha inizio quando la coppia decide di avere un rapporto sessuale non protetto. A quel punto, nel momento in cui avviene l'eiaculazione, gli spermatozoi vengono introdotti nella vagina. La vagina generalmente ha un ambiente molto acido e quindi anche un po' ostile. Inizialmente gli spermatozoi si trovano sotto forma di coagulo e non si possono muovere. Dopo circa un po' di tempo, quasi un'oretta, hanno la possibilità di spostarsi perché il seme incomincia a sciogliersi e quindi sono pronti a dirigersi verso la tuba per incontrare finalmente l'ovocita. Soltanto una quota di spermatozoi andrà a posizionarsi vicino alla zona pellucida, che è la membrana che circonda l'ovocita, e questa quota di spermatozoi incomincerà a distruggere piano piano la membrana, in modo tale da preparare il passaggio e quindi facilitare il passaggio allo spermatozoo che si autoselezionerà e che poi penetrerà all'interno. Lo spermatozoo che si autoseleziona è uno spermatozoo sicuramente maturo, è maturato nell'epididimo ed è uno spermatozoo che deve essere attivato, quindi deve subire una capacitazione. A questo punto, una volta che lo spermatozoo è pronto, penetra all'interno del citoplasma dell'ovocita. Nel momento in cui lo spermatozoo è all'interno dell'ovocita, l'ovocita è attivato, vi è una reazione che viene definita reazione acrosomiale, cioè ovocita e spermatozoo interagiscono tra di loro. Viene definita acrosomiale perché lo spermatozoo interagisce mediante la parte laterale dell'acrosoma, cioè la testa, e interagisce attraverso il legame ad alcune proteine presenti nel citoplasma, quindi nella parte esterna dell'ovocita. I due nuclei, quindi dell'ovocita e dello spermatozoo, si mescolano e di conseguenza si forma l'individuo, lo zigote. Lo zigote che sarà costituito dal nucleo maschile con i 23 cromosomi e dal nucleo femminile con gli altri 23 cromosomi. Lo zigote a questo punto è pronto per dividersi e diventare un embrione. L'embrione generalmente si moltiplica in 2, in 4, in 6, in 8, in 10, 12 cellule fino a diventare poi una splendida blastocisti. Soltanto nel momento in cui la blastocisti è formata, è pronta per andare ad insediarsi nell'utero. E quindi è questo il processo che viene poi definito annidamento o nidazione. È il processo dell'impianto che generalmente avviene 5-6 giorni dopo la fecondazione. Durante questo periodo la blastocisti può tranquillamente nutrirsi attraverso la parete uterina e quindi mediante i villi coriali e ovviamente attendere che si formi la placenta. Io vi ho raccontato brevemente quello che è la vita, l'inizio della vita. Io credo non ci sia cosa più bella e soprattutto spero di avervi emozionato.